Garbi, Champion Coach, che oggi ha aperto in maniera straordinaria il percorso dei giovani imprenditori. Il percorso che si chiama Strategie di Coaching per il successo personale e professionale. Oggi abbiamo parlato di eccellenza. Vogliamo che tu ci dica che cos'è per te l'eccellenza e come si può raggiungere. Beh, l'eccellenza è, penso che debba essere l'obiettivo di tutte le persone, soprattutto degli imprenditori. Per me eccellenza è riuscire a dare il meglio di sé in una determinata condizione con determinate risorse di quel momento. Quindi non è la perfezione a cui alcuni ambiscono e puntano, che però è un po' illusorio, ma è riuscire a dare in funzione del contesto e di quello che si ha a disposizione in quel momento il meglio di sé. Per me questa è eccellenza e penso che sia un obiettivo che ogni persona dovrebbe avere per riuscire ovviamente a non solo a dare il meglio di sé, ma ad ottenere il meglio da se stesso. Ecco, tu ci hai parlato di quello che è il passaggio da good a great. Sì. E che tutti abbiamo la potenzialità di diventare great. Sì. Ci dici come questo si può realizzare? Beh, intanto è proprio il passaggio dell'eccellenza, cioè dando il meglio di sé e non ci si accontenta di comunque fare bene le cose, che è una buona cosa, un buon inizio, fare bene, essere bravi in qualche cosa. Per fare la differenza, per puntare all'eccellenza, fare bene non basta, bisogna saper fare tanto bene, quello che gli americani chiamano great, e riuscire a fare qualcosa di speciale, veramente straordinario. E questo passa attraverso, con i ragazzi abbiamo visto oggi quattro punti fondamentali. Il primo è appunto avere gli standard alti, quindi puntare in alto. Giusto che comunque dobbiamo pensare, tanto vale pensare in grande e cercare di pensare a se stessi, alle cose che vogliamo fare, nel miglior modo possibile. Quindi cercando di realizzare il miglior risultato che riusciamo a fare. E questo passa attraverso il dare il meglio di sé. Il secondo punto è avere delle convinzioni di sostegno, quindi maturare dentro di sé delle convinzioni circa se stessi, le proprie capacità che sostengano il nostro agire, che ci aiutino a realizzare quello che vogliamo. Ecco, chi passa da good a great ha delle convinzioni circa le proprie capacità che l'aiutano a realizzare i propri obiettivi. Il terzo passaggio è agire con passione e dando tutto se stessi, perché ancora una volta attraverso la nostra azione noi produciamo i veri risultati nel concreto. Quindi non basta pensare, non basta avere una buona strategia, bisogna poi metterle in atto dando tutto il meglio di sé. E questa è un'abitudine. Così come attacchiamo il pilota automatico alle volte, facciamo le cose in maniera così rutinaria, ci dimentichiamo in quei casi che quando non diamo il meglio di noi perdiamo delle opportunità, perdiamo dei guadagni, perché quando diamo il meglio di noi otteniamo molto di più. E l'ultimo passaggio è non aver paura delle sconfitte, di sbagliare, dei fallimenti, perché i fallimenti sono parte del successo. E quindi è ovvio che una persona che agisce tanto va anche maggiormente incontro ai fallimenti. Non devono spaventare, sono parte del gioco e dai fallimenti si impara. Perché nella vita, quando facciamo bene, la vita ci premia. Quando facciamo male, la vita ci insegna. Ecco, quando noi abbiamo pensato a questo percorso, abbiamo a un certo punto scelto un personaggio che opera nel mondo del coaching. Ci puoi dire qual è, diciamo, l'efficacia del coaching per raggiungere l'eccellenza? La cosa che io trovo straordinaria dell'approccio del coaching è che oltre a dare delle informazioni, quindi non so, magari schematizzare delle strategie per riuscire a ottenere il meglio di sé, a cambiare delle convinzioni limitanti, impotenzianti, ad accrescere la capacità di focalizzarsi o la determinazione, è che fa fare degli esercizi pratici proprio di cambiamento. Quindi la specializzazione del nostro approccio di coaching in modo specifico è proprio nel lavorare qui, come abbiamo fatto oggi con questi ragazzi, nel cambiare immediatamente qualche cosa. Quindi oltre a spiegare come procurare un cambiamento, farlo insieme attraverso degli esercizi appunto di coaching, quella che noi chiamiamo psicologia del cambiamento, che va a intervenire a livello profondo e inconscio e ovviamente operare quella evoluzione, quel miglioramento nell'approccio, nell'atteggiamento, nei comportamenti delle persone. Quindi attraverso delle azioni che metti in vista nell'immediato. Assolutamente, sono esercizi che facciamo qua e che poi chiaramente invitiamo le persone a riportare nella propria vita quotidianamente, quindi agire. Tanti di loro, anzi alcuni di loro, oggi stesso quando abbiamo chiesto di tirare giù un piano d'azione, di
azioni concrete da fare per dare avvio a questo cambiamento l'hanno fatto immediatamente, sono usciti col telefonino, hanno iniziato a fare delle telefonate importanti, topiche per loro, proprio per dare avvio a questo cambiamento in atto. Che messaggio vuoi lasciare a dei giovani capitani coraggiosi, come si vengono chiamati? Il messaggio di base poi è uno, ossia tentare. Avere il coraggio significa avere motivazione da parte mia nel voler intraprendere, nel voler fare qualcosa. La persona che non ha quello spirito, che non ha quella motivazione, che non ha quell'energia, quel fuoco dentro, mi piace chiamare, che ci anima, che ci porta ad avere coraggio, che ci porta a sfidarci, che ci porta a sfidare le avversità anche, no? degli ostacoli che si possono incontrare sul mercato, con la concorrenza o semplicemente nell'operare, nel fare qualche cosa e cercare di farlo bene. Ecco, quel fuoco è un fuoco che va animato quotidianamente. Questo vale in modo particolare a chi intraprende, a chi fa l'imprenditore, il professionista, a chi vive della qualità del proprio lavoro. Ma mi permetto di allargare il concetto e dire che questo vale nella vita. Cioè, ognuno di noi nella vita dovrebbe alimentare quel fuoco, quella motivazione interiore che ci dà un perché, uno scopo a fare quello che facciamo ogni giorno. Nel corso abbiamo avuto modo di sentire come per i giovani, soprattutto in questo percorso verso l'eccellenza, si debba anche avere la consapevolezza di essere dei numeri due. Ci dici come i giovani imprenditori possono vivere al meglio questa condizione? Certo. Beh, ha a che vedere molto col passaggio generazionale, che è un tema molto caldo per tantissimi ragazzi che lavorano all'interno di aziende di famiglia. E ovviamente ognuno vorrebbe in cuor suo raggiungere il massimo livello di status all'interno dell'azienda e poter sentirsi il vero, unico, se vogliamo, artefice, no, dei risultati dell'azienda stessa. Dobbiamo partire dal presupposto che il miglior modo per comandare è imparare ad obbedire. E prima che questo cambiamento al vertice possa prendere atto, c'è bisogno di imparare ad essere, io dico metaforicamente, dei bravi numeri due, dei bravi delfini, cioè delle persone che sanno stare un po', un passo indietro rispetto a chi ha il comando dell'azienda, chi ha l'ultima parola, chi decide veramente ed è in soldo anche l'unico, ultimo, vero responsabile, saper stare un passo indietro, un po' nell'ombra, prima di arrivare poi ad essere anche sotto i riflettori, e saper essere un bravo numero due, ossia una persona che supporta, difende, protegge il numero uno, e una persona che sa anche influenzare però il numero uno, da vicino, in maniera diretta, in maniera aperta, in maniera candida, in maniera onesta, anche in maniera, se vogliamo, strategica, perché è la persona che conosce molto bene chi decide e deve imparare a saperla influenzare questa persona al fine, chiaramente, dei migliori risultati per l'azienda. Alle volte la persona che è a comando non ha una visione, una percezione della realtà di quello che succede, quindi ha bisogno di qualcuno che riporti questa realtà. Ecco, diventare un bravo numero due non è svilente, ma prepara a diventare dei bravi numeri uno, perché se non sei capace di poter essere un valido supporto di riferimento per un leader, come farai domani ad avere vicino una persona che lo potrà fare con te, se tu non l'hai mai fatto con qualcun altro? Livio, hai parlato di capacità di influenza, ci spieghi come un giovane imprenditore che oggi deve un po' ricostruirsi la sua identità e credibilità e quindi farsi ancora legittimare dalla famiglia, possa esercitare o imparare a essere influente? Numero uno, grande umiltà, ripeto, accettare il fatto che si è dei numeri due, fino a quando non si ha la reale opportunità, la possibilità di essere dei numeri uno. Dall'altra parte è studiare, imparare, apprendere tecniche e strategie di influenzamento, osservare chi è bravo nel farlo e imparare. Ci sono delle cose che sono difficili da insegnare e che non sempre le persone vogliono insegnarti, ma tutto noi possiamo imparare. Quindi magari nessuno te lo insegna, ma tu lo puoi imparare se osservi, se fai attenzione. Quindi suggerisco ai giovani che vogliono apprendere questa capacità di influenzamento nei confronti delle altre persone, di osservare molto, di studiare molto, di praticare e di darsi da fare, perché l'unico modo poi è applicare nella pratica. Alle volte l'influenzamento, e
questo è un passaggio fondamentale che abbiamo anche spiegato durante il corso, passa attraverso l'esempio. Cioè, se tu vuoi influenzare una persona a qualche cosa, devi poter riportare il tuo esempio come un esempio autorevole. Non puoi chiedere ad un'altra persona di fare qualche cosa che tu non fai o che non sei disposto a fare. Quindi, numero uno, guida con l'esempio. Sii il cambiamento che tu vorresti vedere nelle altre persone. Poi allora sarai autorevole quando chiederai a quelle altre persone di operare quel cambiamento. Grazie Livio di averci insegnato. Seguiremo questi consigli per questo obiettivo così sfidante, l'eccellenza. Grazie. Grazie.